Buonasera a tutti, benvenuti in questo spazio straordinario di Faris Talks. Faris Talk, ricordiamo, è uno spazio di conversazione e dialogo che Family Relationship International School, nel suo acronimo Faris, mette a disposizione per seguire e per approfondire quelli che sono i temi della famiglia. Naturalmente in queste settimane così drammatiche, così difficili, noi non possiamo che affrontare anche il tema dell'Ucraina, il tema di ciò che sta accadendo non soltanto in Ucraina ma nel mondo, perché naturalmente la questione riguarda tutta la fraternità umana e sappiamo che naturalmente sono ore drammatiche. Proprio ieri il Premier Draghi riferiva nell'ambito di un question time quelle che erano le cifre aggiornate a ieri, l'ingresso di 12.000 donne, 2.200 uomini, 9.700 bambini. Naturalmente da più parti e da più voci, comprese il Premier Draghi, abbiamo sottolineato e stiamo sottolineando quella che è l'importanza di una convergenza dei coordinamenti a tutti i livelli, perché possa esserci un allineamento, un'efficacia e un'efficienza degli aiuti, una tracciabilità naturalmente degli stessi nel momento in cui anche si deve tutelare soprattutto quello che è la situazione dei bambini, delle bambine che sono la voce più indifesa naturalmente come in tutte le occasioni, in tutte le guerre in particolar modo. Questa sera vogliamo parlare appunto con una ospite davvero eccezionale, con una speciale testimonianza. Non dorme da 2 settimane, la sua lingua madre non è l'italiano, per cui la scuserete, ma vi assicuro che parla un italiano perfetto se dovesse esserci qualche, diciamo, vocabolo non proprio conosciuto, ma impareremo a conoscerlo insieme a lei. Stella Vasluian, direttrice di AIB Moldova, a lei vorrei dare appunto il nostro benvenuto. Buonasera Stella, grazie davvero del tuo tempo perché sappiamo essere un momento molto molto concitato in Moldova e per cui insomma ti ringraziamo dello spazio e del tempo che ci dedichi. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie, grazie, grazie davvero. Vogliamo ricordare molto brevemente, sarà appunto un dialogo molto succinto ed essenziale, ti promettiamo per non distoglierti dai tuoi impegni. Ricordiamo che AIB Moldova appunto è attiva dal 1999 e naturalmente come in tutti i territori in cui l'associazione è presente punta naturalmente a quello che è il supporto dei bambini e delle bambine fuori dalla famiglia, sui territori, al supporto appunto anche dei servizi a loro favore proprio per l'infrastrutturazione sociale, no? Un termine che spesso si utilizza affinché appunto gli stessi territori possano essere in grado di accogliere i bambini. Naturalmente nel corso di 20 anni oltre di impegno, tutto questo è stato portato avanti a più livelli, dagli interventi all'interno dei cosiddetti internat orfanotrofi, a livello di dialogo con le istituzioni. Poi un giorno Stella arriva il 24 febbraio e arriva la guerra. Da questo punto di vista, volevo chiederti come sta cambiando appunto in Moldova il mondo intorno a te, come vi siete preparati e cosa state facendo per affrontare questo momento così difficile. Grazie Marzia. Infatti ci siamo svegliati tutti il 24 di febbraio, come sempre, guardando il telegiornale, e scopriamo la brutta notizia che i nostri vicini ucraini sono colpiti dalla guerra. Ovviamente il primo pensiero che abbiamo fatto, che può sembrare anche un po' egoistico, però abbiamo pensato, e se arrivano anche a noi? Poi guardando per la finestra, vedendo che il nostro cielo era comunque ancora chiaro, abbiamo pensato, vabbè, per adesso non arriva. Vediamo cosa possiamo fare per i nostri vicini. E dunque ci siamo preoccupati, abbiamo iniziato a pensare come possiamo aiutare, cosa possiamo fare per loro. Sicuramente i primi giorni eravamo tutti presi dall'ansia, dalla paura, perché sono delle situazioni che finora non abbiamo mai vissuto. Ovviamente non sapevamo cosa fare, però vedendo tutta quella gente che continuava ad arrivare in fuga dalla guerra, abbiamo pensato, vabbè, noi per adesso stiamo bene. Cerchiamo di dare una mano a chi ha dovuto lasciare la casa, a chi ha dovuto lasciare
la famiglia, il marito e tutto quello che è riuscito a guadagnare durante una vita. E così è cambiato tutto in questo paese, che seppur piccolo abbiamo riscoperto un grande cuore del popolo moldavo. Abbiamo iniziato ad accogliere i profughi dall'Ucraina. Dunque tutta la nostra vita è cambiata al 360 gradi. E tu sei stata proprio appunto la prima accoglienza di Aibi, no? Alle frontiere. Come è iniziato questo percorso? Quali sono stati i primi passi, Stella? Sì, infatti quando abbiamo visto le lunghissime file di persone, ma anche di macchine che stavano lì ad aspettare per poter uscire dal paese, dall'Ucraina, per poter entrare in Moldova, ci siamo resi conto che loro stavano lì per ore, ma parliamo di 5, 6, 7, 8, 9, 10 ore, stare lì ad aspettare anche di notte, anche sotto la pioggia, anche sotto la neve, perché ricordiamoci, siamo in pieno inverno. Abbiamo pensato che quel poco che possiamo fare in quel momento era di portare qualcosa di caldo, ma in termini di cibo. Dunque abbiamo portato le nostre tradizionali placinte, che sono un tipo di focaccia ripiene o di verzo o di patate o di formaggio, che sono state apprezzatissime lì in dogana. E poi l'impatto per noi è stato durissimo, perché seppur noi andavamo lì, facevamo sui 200 chilometri da Chisinau fino alla dogana di Palanca, poi andavamo lì a distribuire ovviamente gratuitamente tutto, la gente, alcuni non la volevano prendere perché pensavano di dover pagare. Poi quando noi spiegavamo che no, ma non dovete pagare nulla, prendete e mangiate insieme ai vostri bambini, piangevano e chiedevano: ma voi siete adesso sul territorio ucraino e voi siete dei moldavi, ma come mai ci date questa mano? Come mai ci state aiutando? Poi c'è stato un momento in cui un bambino che stava in una macchina ci ha chiesto: ma qual è l'occasione? Perché ci state distribuendo tutto questo? È perché sono stato bravo, ho fatto il bravo in macchina e non ho fatto casini ai miei genitori per arrivare qua? È stato veramente un impatto molto forte. Tu hai citato proprio una frase, insomma, prendete e mangiate, che chiaramente, insomma, è anche per l'associazione, insomma, qualcosa di molto, molto caro e anche, insomma, molto rappresentativo, proprio perché, insomma, nella solidarietà e nell'umanità ci ricordiamo sempre anche le parole di Papa Francesco, no? Siamo tutti fratelli. Da questo punto di vista, tra l'altro, insomma, vedevo anche un po' quelli che erano i numeri che ci avevi lasciato in redazione un po' sulla Moldova. Sono entrati sul territorio, questi sono numeri aggiornati a ieri, sono entrati sul territorio moldavo, dunque 259.564 cittadini ucraini, e sono usciti dal paese 157.736 cittadini ucraini, rimasti sul territorio 101.485. Ecco, naturalmente, diciamo, questa è appunto una fiumana che si mobilita naturalmente sia per ricevere che per dare. Ecco, bellissimo appunto il concetto, non dovrebbe essere neanche ricordato, però bella anche un po' la sorpresa umana, no? Di questa reciprocità che vi è stata manifestata. Attualmente tu dove stai operando e cosa stai facendo come Aibi? Attualmente siamo concentrati soprattutto a Chisinau, dove stiamo organizzando delle attività di animazione in due centri per i profughi. Abbiamo visto che seppur si fermino per poco tempo, anche 2, 3, 4 giorni, quei bambini restano sempre lì chiusi e non hanno delle attività da fare, per cui abbiamo pensato che fosse ingiusto rubare, cioè lasciare questi bambini senza un po' di gioco, senza un po' di svago, anche perché questi bambini hanno bisogno di questi momenti in cui scaricare tutte le loro emozioni, in cui poter raccontare a qualcuno quello che hanno vissuto.
cui abbiamo allestito piccoli spazi gioco al centro Mold Expo e al centro, in una palestra in realtà, dove le nostre animatrici stanno organizzando delle attività di animazione per questi bambini. E tutti i giorni, verso la fine delle attività, i bambini ci chiedono: ma ci verrete anche domani? Ma dove vi possiamo trovare? Perché sono molto contenti di poter beneficiare di questi giochi, di passare il tempo un po' diversamente da quello che hanno potuto passare gli ultimi giorni in fuga dall'Ucraina. Certo, immagino che siano veramente momenti concitati, occorre molto, insomma, essere centrati, concentrati, e naturalmente lo sforzo e l'impegno sono molto grandi, e non si può affrontare tutto questo da soli. Con chi stai dialogando? Con quale realtà in questo momento ti stai confrontando? Stiamo dialogando su diversi livelli, sia a livello governativo, perché ci sono vari gruppi di coordinamento creati dai vari ministeri, perché è utile e anche normale coordinare gli sforzi per cercare di andare lì dove c'è veramente più bisogno e per non canalizzare troppi sforzi in un punto. Però è importante avere un po' chiara la situazione, chi dove lavora, chi fa cosa. Allo stesso tempo ci stiamo organizzando con altre realtà associative, con altre organizzazioni presenti sul territorio, insieme alle quali stiamo provvedendo dei servizi, delle attività, in collaborazione, cioè noi facciamo questo, voi fate quell'altro e insieme riusciamo ad offrire un servizio completo. Ad esempio, abbiamo avuto una bella collaborazione con un'organizzazione con cui abbiamo fatto animazione per la festa di compleanno per uno dei bambini profughi presenti in uno dei centri. Noi non sapevamo di questo bambino, invece un'altra organizzazione ci ha contattati e ha detto: è appena arrivato, è molto stressato, è molto spaventato, se andate lì a fargli una festicciola sarà contentissimo. Per cui abbiamo collaborato a fare questo. Oppure un'altra organizzazione che ha un centro, gli serviva dei beni di prima necessità, che magari per 20 bambini ce li aveva, per altri 10 abbiamo provveduto noi. Per cui ci stiamo coordinando, collaborando in modo tale che chi ha bisogno ricevesse tutto subito e immediatamente. Certo, è importante poi, insomma, a sempre rendersi conto di come tutto quanto, nel momento in cui si parla astrattamente di aiuto umanitario, poi scenda nella quotidianità, nel particolare, nelle piccole cose, nei piccoli gesti, in cui però è importante, insomma, avere le idee chiare di un coordinamento proprio per l'efficacia e l'efficienza di cui parlavamo appunto all'inizio di questa nostra chiacchierata, Stella. Tra l'altro, insomma, è importante in questo ringraziare anche tutti coloro che, insomma, stanno aiutando l'associazione, e vediamo qui in sottopancia, no, anche l'appello a donare a Bambini per la Pace, che è la campagna associativa che l'associazione ha voluto attivare proprio per sostenere tutti gli aiuti che si stanno portando avanti. E da questo punto di vista, cioè, il coordinamento, diciamo, è fondamentale in momenti drammatici. Quali sono i volti che tu appunto ricordi in questi incontri di queste settimane, o l'umanità appunto? Non mi scorderò mai il volto di un bambino che durante le nostre attività continuava a dire solo alcune parole: carro armato, boom, carro armato, boom, basta. E poi non diceva nulla, lui, ma non riuscivamo a dire nulla neanche noi insieme alle animatrici. Poi ovviamente il volto di quella madre che mentre il bambino stava giocando con le animatrici, essendo lei un attimino più libera dal bambino, ha trovato un momento per chiamare suo marito che era rimasto lì in Ucraina,
Il marito ovviamente ha voluto vedere anche il bambino, si sono salutati e poi sono scoppiate le lacrime. Cioè, queste scene non te le puoi scordare mai. No, certamente non te le puoi dimenticare. In tutto questo, Stella, tu, insomma, hai una famiglia, sei mamma, come hai affrontato, insomma, questo momento drammatico anche in famiglia? Sì, sono mamma di un ragazzo ormai di 20 anni, lui studia, è in Romania, però ci sentiamo tutte le sere. Ci sentiamo perché lui è molto preoccupato, soprattutto per suo papà, che è poliziotto, e ovviamente è preoccupato chiedendomi: ma cosa succede se un giorno papà va anche a lui? Che cosa succede se arriva la guerra anche da noi? E qui niente, è dura, è molto dura. Naturalmente la preoccupazione è tanta, immagino, insomma, è una preoccupazione grande. Ricordiamo anche a chi ci sta seguendo da casa che magari può porti anche delle domande appunto nella chat di Facebook, magari per interagire con te, poi dalla regia, insomma, ci faremo riportare. Anche eventuali suggestioni che dovessero arrivare. Certo, l'argomento è molto, molto complesso, per cui ci vuole anche tanta delicatezza umana, no? Stella, da madre, anche insomma, avvicinarti a questi bimbi, a queste madri con bambino. Tu stai vedendo appunto, diciamo, molte madri con bambino, immagino, in questa fase i volti delle madri, le parole delle madri, quali sono? Cosa ti raccontano? Le madri ovviamente, ma tutte dicono: io non vedo l'ora di poter tornare a casa, non vedo l'ora di poter riabbracciare mio marito, però dall'altra parte tutte sperano che un giorno questo finisca e il loro figlio, cioè il loro bambino torni ad essere figlio, perché per adesso tanti di loro si sentono orfani di padre, purtroppo. Eh sì, chiaramente insomma anche gli arrivi in Italia, no? Madri con bambino, abbiamo visto i numeri che abbiamo dato appunto all'inizio, sono molte donne, molti bambini, pochi uomini, proprio perché tante madri con bambino, insomma, saranno anche in qualche modo da considerare non soltanto nell'accoglienza che stiamo predisponendo come paese straordinaria, ci mancherebbe come accoglienza straordinaria, però dobbiamo guardare anche al giorno dopo, queste settimane, per fare attenzione affinché appunto l'emergenza che stiamo vivendo poi sia adeguatamente accompagnata e le madri, i bambini, gli uomini, tutte le persone che insomma stanno vivendo questo dramma e si stanno rifugiando nel nostro paese possano essere davvero in qualche modo presi in carico da una comunità, anche nella discussione parlamentare di ieri, no? Sì, ho visto che alcuni parlamentari sottolineavano l'importanza anche, diciamo, di tutto l'associazionismo che si sta mobilitando. Ricordiamo che in questo senso c'è un dialogo aperto sia sul fronte del Ministero degli Affari Esteri, sia sul fronte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, della Protezione Civile, del Ministero del Lavoro. Vedo qui una domanda. Buonasera, vorrei sapere se è possibile aiutare i bambini orfani. Siamo pronti ad accoglierli e venire anche lì a prenderli. Attenzione, Fabiola, su questo mi sento di veramente prestare molta, molta, molta attenzione perché chiaramente è molto bello la spontaneità e l'emotività con cui tutta l'Italia si sta mobilitando in questa fase per dare l'aiuto, ma mi viene in mente anche di consigliarvi di seguire proprio i webinar informativi che Faris mette a disposizione proprio per dare risposte a queste domande, nel senso che non vi affidate, non vi fidate in qualche modo, diciamo, di chi vi dice adesso li potete accogliere immediatamente, ma al contrario fate attenzione perché tutto deve essere fatto in coordinamento con le istituzioni, la cabina di regia governativa,
E da questo punto di vista, quindi seguite anche i webinar Faris, proprio perché ovviamente non abbiamo lo spazio per farlo qui, ma all'interno di Faris troverete appunto diverse date che sono a disposizione e che vi danno quella che è la misura del contesto che stiamo vivendo, quali sono le reali situazioni e quali sono i passi che possiamo fare, quelli che non possiamo fare, che non devono essere fatti, proprio per mettere a sistema, sì, il moto, il capitale umano che stiamo veramente vedendo si sta mobilitando in tutta Italia, ma bisogna fare bene il bene senza, diciamo, avere degli slanci spontaneistici, affidarsi a persone e professionisti qualificati, ma appunto anche all'interno di una cabina di regia governativa, proprio perché naturalmente quando si parla di bambini non possiamo, diciamo, semplicemente affidarci ad un moto dell'animo, ma dobbiamo essere preparati adeguatamente, dobbiamo essere accompagnati adeguatamente nell'accompagnamento, per cui ecco, io Fabiola mi sentirei veramente di darle questo consiglio. Stella, chiedo scusa se magari sono intervenuta, diciamo, in spontaneità, però ecco, consapevole di quello che dico, se vuoi aggiungere qualche cosa, insomma, rispetto alla domanda di Fabiola, prego. Vuoi No, aggiungere tu infatti qualcosa? no, non avrei altro da aggiungere perché ovviamente quando si tratta di accoglienza e soprattutto di bambini bisogna essere sempre molto precisi, molto chiari e soprattutto avere sempre nella testa, nella mente l'interesse superiore del bambino. Per cui prima di fare qualcosa che parte dall'anima, e questa è una cosa bella, però dobbiamo sempre pensare a non danneggiare. Assolutamente, altrimenti il bene si potrebbe trasformare in un danno per i bambini, quindi insomma la tutela mi raccomando. Qui c'è Andrea Tessadri, ci troviamo in uno scenario nuovo con la migrazione di comunità intere che andrebbero mantenute aggregate, esempio bambini più insegnanti più amici. Ecco Andrea per esempio sta ponendo un tema che ci è molto caro, devo dire, quello della comunità educante in qualche modo, no? Per cui in questi anni il paese sta affrontando, ma anche insomma a livello europeo dobbiamo affrontare il tema delle comunità che educano, che integrano, per cui il tema degli insegnanti, dell'integrazione a scuola, della rete dei volontari, della rete delle associazioni, delle pubbliche amministrazioni, dei territori. È fondamentale che, insomma, tutti possano concorrere proprio per un processo appunto di accoglienza che possa essere il più giusto possibile. Naturalmente poi qui, Andrea, si aprono tante tematiche, si aprono ancora anche tante domande che aspettano risposte urgenti a livello governativo, ma il tema, diciamo, è molto lungo, magari approfondiremo successivamente. Stella, tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto al commento che ci fa Andrea? Volevo chiederti una cosa in particolare rispetto all'Unione Europea. Voi come vi sentite? Cioè, il tuo paese sta vivendo, sente la vicinanza in questo momento rispetto a quello che sta accadendo oppure vi sentite ancora un po' soli? No, a dir la verità, stanno arrivando tantissimi aiuti per poter gestire al meglio il flusso di profughi. Sentiamo veramente la vicinanza dell'Unione Europea. Questo è molto, molto bello da parte tua. Insomma, comunque insomma, è fondamentale riconoscere proprio questo lavoro di convergenza che va fatto e dove ancora manca, perché sappiamo che appunto esistono ancora, diciamo, tanti, tanti pezzetti che devono essere messi insieme e che le associazioni si stanno adoperando, insomma, per mettere insieme. Se tu potessi proprio consegnare un messaggio in qualche modo al nostro presidente Draghi che possa aiutarti ad aiutare i bambini, le mamme, le persone che stai accogliendo e che vogliono venire in Italia, cosa vorresti dire? Io direi che è importantissimo avere delle procedure chiare per l'accoglienza dei profughi. La Moldova sì che è un paese molto accogliente, ma è un paese anche molto piccolo e fisicamente non ci sta tutta l'Ucraina. Dunque, noi saremmo molto contenti di poter aiutare chi arriva in Moldova solo di passaggio.
e arrivare, farle arrivare, aiutarle ad arrivare in sicurezza in un paese di destinazione finale, tra cui anche l'Italia. Però per poter fare questo servono delle procedure, delle regole molto chiare e soprattutto, come dicevo prima, quando si tratta di bambini, bisogna che queste procedure, queste regole siano a misura del bambino e nell'interesse superiore del bambino. Davvero io, insomma, Stella, ti ringrazio rispetto appunto a questo dramma. È chiaro che, non so, io spero, appunto, avendo vissuto anche personalmente sia la Russia che l'Ucraina, che tutto questo possa finire più presto possibile e che appunto ci torni veramente ad albergare la pace, che sembra appunto una cosa retorica, ma retorica non lo è, perché lo stiamo vedendo anche in questi giorni come sia entrata in casa di tutti noi l'inquietudine, l'angoscia, il dramma nel vivere una situazione che mai ci saremmo immaginati fino a qualche tempo fa, probabilmente. Io intanto vorrei ringraziarti e vorrei lasciarti anche al tuo lavoro perché so che sei molto impegnata, però prima di farlo, se volessi appunto consegnare al cuore di Putin, ecco, proprio per dirla in questo modo, un'immagine che possa aiutarlo a cambiare idea in questo percorso assurdo che si è innescato, quale immagine vorresti consegnare al suo cuore per dirgli stai sbagliando? Forse è l'immagine di quei bambini che stanno giocando però non a casa loro, di quei bambini che vedono il papà solo per telefono e di quei papà che vedono i figli per telefono e non sanno se questa non sia l'ultima volta. Forse questo. Perché poi è quello il dramma, insomma, potersi sentire ma sempre nella precarietà e non sapere se ci sarà una volta successiva, e questo è davvero drammatico per tante famiglie in questo momento che stanno vivendo il dramma e noi con loro. Stella, io ti ringrazio davvero tanto del tempo che ci hai concesso e a questo punto, insomma, ringrazio anche il gruppo di lavoro di Faristolca, Marco Carretta, la regia, Diego Moretti, Davide Bellini, Massimiliano Meloni, Cristina Riccardi, ma voglio questa volta in questo appuntamento ringraziare anche tutti i nostri uffici. Intanto vedo Daniela Panozzo che dice: Stella, domani porta un grande bacio ai bambini che assisti da parte nostra e di loro che qui ci sono tante persone e tanti bambini come loro che li pensano. Davvero, Stella, davvero Assolutamente lo faccio. sento di interpretare il pensiero di Daniela perché c'è mio nipote, 4 anni e mezzo, che infatti mi chiedeva di dirti la stessa cosa, te lo dico appunto in onda, proprio perché comunque c'è per Filippo, con tutti i bambini, insomma, che da questa parte del mondo sanno che ci sono bambini che stanno soffrendo e pregano per loro, fanno disegni per loro, li pensano tanto e li aspettano anche qui con tanta gioia per coloro che vorranno, appunto, che stanno venendo qui in Italia. Tanti ringraziamenti per il tuo impegno. Aggiungo appunto ringraziamenti di tutto il gruppo di lavoro, anche della Cooperazione Internazionale di Amici dei Bambini, l'ufficio progettazione, la redazione IB News e naturalmente Fondazione IB, non solo per lo spazio di riflessione, ma per i webinar di cui parlavamo prima, la cooperativa IBC proprio per tutta l'attività di accoglienza che sta predisponendo, le sedi italiane che si stanno muovendo proprio mobilitando tutti i territori e davvero c'è tanta generosità, ma ripeto, va fatta sempre in collaborazione con le istituzioni, AIBI, tutta con l'ufficio di presidenza, tutti presenti appunto per la difesa della tutela dei diritti dei bambini. Davvero grazie e ci diamo appuntamento al prossimo appuntamento di Faristolca la prossima settimana, il 15 marzo alle ore 21 e parleremo di nutrizione. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Ciao Stella. Ciao.